La Samp non perdona, veloce, ben organizzata a centrocampo, gioca di rimessa. Chi sbaglia paga ed è il Napoli che versa con gli interessi il tributo nella cassa degli errori. Ben diretta da Maradona, la squadra di Bigon corre in lungo e in largo, costruisce, tira, marca bene, gioca certamente la migliore partita dell'anno, ma chi colpisce inesorabilmente è il tandem Vialli-Mancini. Gli amanti della cabala e del gioco dell'otto che sabato avevano visto estratti sulla rotta di Napoli il 9 e il 10, numeri delle maglie dei rientranti Careca e Maradona, ritengono che vi sia un nesso logico quando al 40esimo dai piedi di Diego e da seguire dalla testa di Careca parte il pallone che servirà ad Incocciati per filmare il suo primo gol in campionato. Non è così, il distacco dalla capolista diminuisce da 5 a 3 punti, ma l'effimero vantaggio dura esattamente 27 secondi, il tempo cioè di rimettere la palla a centro e di effettuare il primo cross. Complice uno scivolone di Baroni, Vialli non perdona ed è il colpo del knockdown. Poi a tempo scaduto è ancora un difensore l'imputato e questa volta a ringraziare è Mancini. Se avessimo magari chiuso con il gol il primo tempo sull'1-0 forse avremmo fatto qualcosa in più, ma il Napoli, che aveva perduto Francini per infortunio, trova opposizioni di ogni genere, mentre la Samp va in gola alla grande. Dalle tribune si impreca alla sfortuna e si contesta Magni, che non è stato proprio da lode. Alla fine però i 70.000 del San Paolo si rassegnano e applaudono Mancini per il gol realizzato in corsa, un euro gol. Due reti di Vialli per noi valgono come 20 reti, perché con queste due reti, penso io, abbiamo ritrovato Vialli.